Velasco è stato sicuramente un fattore determinante per quanto riguarda la pallavolo italiana e non solo, perché la pallavolo italiana ha segnato un'epoca importante anche a livello internazionale. E io ho avuto la fortuna di averlo prima ancora che con la nazionale nel club, perché mi ha allenato 4 anni a Modena e già lì lui aveva dato la sua impronta, aveva lasciato un segno molto molto profondo per quanto riguardava non solamente dei metodi di lavoro che sicuramente aveva modificato e aveva portato sicuramente delle innovazioni importanti, ma soprattutto da un punto di vista mentale, soprattutto da un punto di vista di impostazione del lavoro, non solamente pratica, ma anche di come prepararsi, di come affrontare, di quelle che dovevano essere le nostre linee guida. Ci sono stati soprattutto più che dei cambiamenti da un punto di vista tecnico-tattico, dei cambiamenti dal punto di vista della struttura degli allenamenti. C'è questa esasperazione nel pretendere sempre un qualche cosa di più per cercare di abbattere i nostri limiti, per cercare di riuscire a dare il meglio anche magari nelle situazioni di non comfort, affinché noi avessimo anche lo stimolo continuo di voler migliorarci, di voler raggiungere un qualche cosa sempre di più importante.